Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo prossimamente che ha qualcosa di brio, un brio speciale. Scusate, tu continua a parlare, volevo... Cosa? Togliamo tutta la magia che siamo... No, cacchio, aspetta. Cosa stai dicendo? Siamo sotto un condominio, ragazzi, cioè... È il nostro. Era questo il mio, perché ero... Vamo, ballo con delle riprese, abbiamo, diciamo, arrangiato qua il set del prossimamente. Voi fate finta che sia come... cioè, tutto normale. Ok. Comunque vi ricordiamo che ieri è uscito la Candy che abbiamo girato allo Strap Party 2016 con It Doesn't Matter, che ha mantenuto delle promesse per non rovinare la sua festa, ma poi alla fine della fiera l'abbiamo comunque rovinata in ugual modo. Ma iniziamo veramente la settimana, quella che c'è, la nostra come settimana. Come sempre, prima di tutto vi ricordiamo di seguirci su Telegram, il canale in descrizione ormai lo sapete, e poi vi diamo finalmente questa ottima notizia: all'alba della fine di giugno, i primi di luglio, quando ormai manca forse solo un mese prima anche delle nostre meritate vacanze, mentre qua a fianco passa una comitiva di anziani con nipoti, noi vi ricordiamo che è una settimana davvero speciale, perché... anziani con fidanzati. Beh, ah beh, sì, giusto, nel senso. Però c'era 2 anni proprio. È una settimana davvero speciale perché esce finalmente il secondo episodio dei colloqui imbarazzanti. Intanto vi mettiamo il primo qui, in cui Ale ha baciato quel ragazzo. Si sono anche frequentati per i mesi adesso estivi, poi però... A distanza, era in Erasmus lui. Cioè, è finita male. Invece in questo episodio, guardate anche l'altro, trovate anche in descrizione e nelle schede, abbiamo costretto, o meglio, loro si sono offerti, perché ovviamente noi, loro facevano quello che noi gli chiedevamo di fare, 2 ragazzi a fare delle cose molto particolari. Nel mio caso io ho devastato completamente l'ufficio, distrutto. Sì, effettivamente già in mezzo alla strada, non stavamo scherzando perché stavamo girando veramente. Ho distrutto tutto l'ufficio. E Ali invece... sono riuscito a fare mettere una paretta nel buco del... da una donna. Una donna. Cioè ragazzi, quindi capite che io o bacio uomini o lo prendo nelle... cioè, dalle quindi, donne, cioè. Nel senso, un quadro veramente... Io ho sempre distruttivo invece, distrugge noccioline con falle. Mi distrugge l'ufficio. Fatto sta che questo episodio siamo certi che vi piacerà, mentre passano anche moto dietro ancora di più del primo, anche perché questo prossimamente a livello tecnico fa talmente schifo che il video vi piacerà un sacco di conseguenza. Invece domenica abbiamo testato, diciamo, l'immaginazione e la creatività istantanea delle persone in discoteca, ovvero siamo stati appunto in una discoteca di Genova e abbiamo chiesto a tutte le persone che erano lì a festeggiare, a divertirsi, di disegnarci la prima cosa che gli veniva in mente. C'è anche disegnato cose un po' e c'è che ha disegnato robe un po'... Comunque, guarda... diciamo la seconda, perché la prima era sempre... cioè, sì, abbiamo dovuto dirgli... disegna la seconda cosa che ti viene in mente, esatto, non la prima. Perché era un po' banalotti, ma la seconda cosa che mi viene in mente era già un pochino più... non so se ti ricordi, ti dico solo... ti do un io colore, le ricordo giallo. Tutte, sì, certo che me lo ricordo. Non ragazzi, posso... vi dico solo SpongeBob. Poi basta. Cioè, poi, veramente, voi non potete immaginare... cosa abbia soprattutto partorire la mente di un uomo. Vabbè, comunque sera. Tornate domenica e lo vedete. Tra l'altro era un trio con un autore quello là. Sì, sì, cioè, sì, sì. Delle dinamiche spettacolari. Ma abbiamo anche un secondo canale, ragazzi, sul quale ovviamente esce l'entusiasmante proseguimento della nostra avventura a Bari con lo Strap Party. Quindi vedrete cosa abbiamo combinato con Hakamet, Daniele Doesn't Matter, Di Biagio e tutti gli iscritti che hanno potuto partire per questa fantomatica avventura insieme a noi. Giovedì invece esce l'altra parte. Pure, con cioè... le cappelle. Esatto. Vabbè, comunque una volta che andiamo fuori da Milano, cioè riprendiamo tutto anche mentre facciamo bisogni fisici. Quello è sempre quello è ovvio. Poi anzi vi è andato anche bene, perché se vi ricordate l'anno scorso, lo Strap Party 2015, avremmo fatto almeno 20 vlog, 30, sì. Cioè nel senso, quindi questa volta vi piacevano, vi è già quindi... andato, sì sì, infatti io non ho nulla a dire, a me io mi diverto a farli. Invece domenica chiaramente uscirà il backstage del video di domenica, cioè nel senso domenica c'è lo stesso backstage del video di domenica del primo canale, ovvero noi che abbiamo fatto disegnare cose, la prima cosa che veniva in mente alle persone in discoteca, che poi in realtà è dovuta essere la seconda cosa, perché la prima cosa era sempre... solo questo. Nel backstage, ragazzi, abbiamo testato con mano, diciamo, alcune dicerie sui genovesi, sul ristoratore genovese che ci ha dato, diciamo, alcune conferme su alcune cose, diciamo. La macchina di sotto un muretto dell'albergo. Ah, è vero, sì, diciamo... no, però ragazzi, nel senso, quella parte non so se ci non voglio che mi denunciano, perché adesso mi vengono a cercare manco un po'. Poi sono io che ti ho denunciato. Ho fatto anche danno. Ah no, però il danno l'ho fatto in un altro modo. Vabbè, ma non è questo l'importante. L'importante è che siamo il ristoratore genovese è svenuto e che noi siamo vivi. Che ogni, cioè, questo era un tirchio della Madonna. E ogni volta, e siccome non pagavamo noi, ma pagavano chi ci aveva invitato in discoteca, ogni volta che gli ordinavo qualcosa, gli veniva il coccolone, perché poi lui ci offriva le cose a noi. Ragazzi, vi posso offrire questa minestrina in brodo? Sì, dice. Ma no, io volevo in realtà il risotto quello con le mezze, come si chiamano? Sì, sì, ma. Guardatelo, poi vedrete. Ragazzi, come sta andando la vostra estate? Qui fa un caldo veramente devastante a Milano, spero che lo non siamo a Milano, un green screen, siamo a Miami! No, siamo in là.
Sarebbe molto figo farlo. Che sbatti. Qui come sempre c'è un'afa, perché non è il caldo, è l'umidità. È l'umidità. Però stiamo mangiando tanta frutta, bevendo tanta acqua, non siamo mai uscendo nelle ore più calde della giornata. Questo è vero. Però io volevo veramente che nei commenti ci scriveste A, dove siete, la città in cui siete in questo momento dell'estate, anche se ancora giugno, quindi nessuno è partito. La città in cui vorreste essere e se fa caldo, se sia ancora sopportabile il caldo. Giuliacci, sì, se ne frega. No, studio aperto, ma io sono mia indagine. Va bene, va bene.